Ciao ragazze, nuovissimo video. In questo video vi volevo far vedere un po' di acquistini che ho fatto beauty e uno make-uposo, poi soltanto una cosa di make-up ho preso, il resto è tutto beauty. Un haul Yves Rocher e Wycon Cosmetics, come vedete dalla bustina, e niente. Se poi dopo mi vedete anche con sempre con la stessa maglietta è perché girerò un altro video dopo di questo, penso sempre un haul ma non sono sicura. E niente, comincio subito a come far vedere le cose. Allora, parto da Wycon anche perché sono giusto due cose, e mi sono lasciata anche lo scontrino perché ho preso queste cose un po' di tempo fa e oggi è il il 13 di febbraio e io queste cose l'ho prese il, vi dico subito se c'è scritto nello scontrino, il 2 febbraio, quindi 11 giorni fa, e comunque ve lo lasciate nella busta con lo scontrino. Allora, per 2,90 euro ho preso questi dischetti queste salviette struccanti qua, che sono 25 mi pare, no sono 20, pagate 2,90 euro come vi ho detto, sono quelle bifasiche. Come sapete io non utilizzo le salviettine per struccarmi ma per rimuovere gli swatches o i prodotti in più che mi rimangono sulle mani, perché preferisco andarmi con il dischetto struccante e acqua micellare per andarmi a struccare. E poi da Wycon per 5,90 euro ho presa questa matita verde, che se, non so se riuscirete mai a vedere il colore, che è nella colorazione numero 21 e si chiama Brilliant Green. Comunque vi faccio lo swatch, forse si vede un po' meglio ma non tantissimo. Comunque si chiama Brilliant Green, è la numero 21 e non mi ricordo se ve l'ho detto, l'ho pagata 5,50 euro. Niente, questi erano gli acquistini che ho fatto da Wycon, pochini come vi avevo detto, ma comunque erano due cose che mi servivano e li metto dentro. E invece di Yves Rocher vi faccio vedere cosa ho preso. Non di tutti mi ricordo il prezzo e quindi vi dico giusto di quelli che mi ricordo. Allora, per 1,95 euro questi due burro cacao, che era dell'edizione di natalizia, e 1,95 euro ciascuno, mi ricordo, se non mi sbaglio, l'ho pagati. Questi qua sono quella la vaniglia bianca. Poi per 3,95 euro ho preso un deodorante tè della Cina, tè verde della Cina, sono 50 ml, 3,95 euro. Anche questo, come sapete, ormai in ogni haul, sì, in ogni volta che spedisco un ordine mi prendo sempre 1/2 deodoranti di quella linea lì, perché sono i miei preferiti, come sapete, quindi me li includo sempre nell'ordine. Per 3,95 euro ho preso 3 bagnoschiumi, 3,95 euro a bagnoschiuma. Il primo che ho preso è questo fior di cotoni e mimosa, sono 400 ml e poi appena le provo vi faccio sapere come sono. Poi ho preso questo qua che è melograna e pink berries, peperosa, e è questo. E l'ultimo, che ho sentito già l'odore ed è il mio preferito, è questo qui alla magnolia tè bianco, ed è quello che se vi ricordate era fatto nel cosino tipo rettangolare, e sempre 3,95 euro 400 ml, questo qua ve lo consiglio perché è molto buono come profumazione. Poi ho preso questa crema qua, che è la Hydra Vegetal, che comunque come sapete io queste creme le faccio fuori a gogo, lo vedrete nel prossimo video dei finiti, che ne ho finito quella rosa, che però ho perso il tappo e quindi senza tappo, ma vi dico che è quella rosa, e adesso sto utilizzando questa qui rossa come crema, anche se la Serum Vegetal, quella rimpolpante, però prevenire è meglio che curare.
Poi come bagno schiuma ho preso anche questo qua bianco, la vaniglia bianca 400 ml, se non erro 3,95 euro anche quello. Di questo non mi ricordo il prezzo ed è il latte corpo alla vaniglia bianca 200 ml, sempre dell'edizione natalizia, però non mi ricordo quanto viene e sempre che non mi ricordo quanto viene è questo qua. Che è il gel idratante energizzante alla bicocca e rosmarino. E neanche questo mi ricordo quanto veniva. Niente, ragazzi, questo qui era il video haul, la prima parte del video haul. Spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al mio canale se vi va. Vi aspetto sempre con un pollice in su e un commentino. E se avete in mente dei video che volete vedere, scrivetemi giù nei commentini che poi provvedo a farveli. E niente, ci vediamo presto.